Ciao a tutti, che dire di questa partita? Io direi che possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, anziché mezzo vuoto. Per amor di Dio, secondo me il pareggio non tanto l'1-1, il pareggio per quanto visto è il risultato più giusto. Poi, che lo dico oggettivamente, non perché sono tifoso Livorno, però che Livorno magari rispetto a Lucchese, soprattutto nel secondo tempo, anzi soprattutto quasi esclusivamente nel secondo tempo, magari è stato più pericoloso, abbiamo avuto più occasioni, non dico occasioni pericolose, dico occasioni, perché bisogna essere onesti, direi che per un buon 70-75% del secondo tempo è stato giocato nella parte difensiva della Lucchese. Questo chiaramente è un altro discorso, è importante un altro discorso. E dicevo, nonostante questo, però secondo me il pareggio è stato più giusto, perché appunto anche se Livorno ha avuto più occasioni a livello, cioè se poi andiamo a vedere in realtà proprio le occasioni quelle pericolose, davvero dove mai sono stati in porta e roba simile, a Lucchese, anche se ha fatto di meno, però in quel meno è stato un po' più pericoloso. Quindi secondo me il risultato è direi abbastanza giusto, nel senso o il pareggio o alla fine se si vinceva noi era giusto come cosa secondo me. Però forse quello più coerente, quello più corretto, se si va ad analizzare tutto, può essere il pareggio. Perché bisogna guardare secondo me il bicchiere mezzo pieno? Perché il fatto di, nonostante tutto, e come fra l'altro, ovvero spingendo noi in maniera fortunosa, tralasciando il rigore, poi ne parliamo dopo comunque, secondo me rientrare dalla pausa, giocare a Lucca, in un tra virgolette mini derby, perché rispetto magari a un Livorno Pisa è un'altra cosa, comunque Pisa Livorno è un'altra cosa secondo me, però o perlomeno io la sento così, cioè giocare a Lucca dove comunque sai che daranno l'anima, soprattutto se quest'anno la squadra avversaria per noi è prima, dopo appunto una pausa di qualche settimana con magari assenze importanti, in primis Maiorino e poi dopo poco Pedretti, perché si è fatto male, bisogna vedere cosa si è fatto, perché personalmente non ho ancora capito se non sarà tra virgolette lunga o è stato un cambio precauzionale, chiamiamola così. Insomma, tutte queste cose lì, secondo me conquistare un pareggio in questo modo, ovvero comunque attaccando, non tra virgolette magari essere in balia della Lucchese, secondo me comunque è buona come cosa. Poi che purtroppo non si è arrivati a 3 punti, quello lo so, e personalmente mi scoccia, anche se ripeto, nonostante tutto il pareggio, se bisogna essere corretti e coerenti con quanto visto, se ne è quello un po' più giusto. Però proviamo a vedere appunto il bicchiere mezzo pieno, non so se avete capito cosa voglio intendere, perché vi dirò, poteva anche andare male, perché oggettivamente da quello che mi è sembrato di vedere, è vero, il rigore è molto dubbio, però a me personalmente, lo dico da tifoso, perché voglio essere sempre onesto, dai, comunque, cioè, onesto con quello che penso, non perché sono livornese e voglio dire anche altre cose, no, onestamente, personalmente, il rigore è molto dubbio e io credo sia più da un lato fuori aria piuttosto che dietro, quindi il rigore non c'era, però poi chiaramente non si è mai come poteva andare la partita, magari il rigore non faceva questo rigore nel terzo tempo, faceva ancora nel secondo tempo, se era più carico e magari faceva anche ripartire i risultati, se andava a vincere, no, magari uno dice, hai visto, avete stato, avete rubato, fortunoso, sì, però la palla è tonda, non si sa cosa succede, magari non si faceva con lì, si faceva nel secondo tempo, come ho appena detto, ho fatto un esempio, detto, però poi magari, non so, addirittura riusciamo a fare anche un altro gol, per dire, quindi non si può sapere, però oggettivamente secondo me era un rigore che probabilmente non c'era, che però vabbè è stato utile comunque per quanto ci riguarda chiaramente a far sì che potessimo riequilibrare un po' il risultato. Quindi morale della favola che stringe un po', io direi che la partita è stata giocata a livello di, diciamo, di qualità, primo tempo prevalentemente abbastanza equilibrata come cosa, forse leggermente più pericolosa Lucchese, perché Livorno comunque non riusciva oggettivamente magari a tra virgolette fare il suo gioco. Secondo tempo Livorno si è svegliato, Lucchese dove ha preso il gol si è un po' ritirata, cioè quel poco oggettivamente che ha fatto di pericoloso, no, era dal punto di vista d'attacco per cercare di, dato che sarà sul 1-1, di ma di tornare in vantaggio l'ha fatto grazie a contropiedi, perché come ho detto prima il secondo tempo soprattutto è stato giocato
prevalentemente per un buon 70-75% la parte difensiva della Lucchese, quindi vuol dire che si attaccava a noi. E appunto, secondo tempo invece Lucchese un po' ritirata e Livorno più avanti a cercare appunto i gol di vittoria, ecco, che però poi purtroppo per noi non è arrivato. Quindi credo di aver fatto capire a grandi linee anche la differenza tra primo e secondo tempo. Primo tempo, Livorno, guardando di Livorno, Livorno non Livorno, nel senso come ha fatto in determinate partite. Secondo tempo decisamente meglio, ma si poteva fare ancora, non si dice più meglio chiaramente, però ancora meglio dal punto di vista offensivo nello sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. E quindi questo è un resoconto dal mio punto di vista fra primo e secondo tempo, come faccio spesso. Altre cose, niente. Appunto, ritorno al discorso di Michele Mezzopiano, alla fine non abbiamo perso, ma abbiamo pareggiato e comunque può essere sempre un risultato utile. Certo, data la classifica, ok, è vero, per fortuna mi tocco, mentre lo dico c'è anche un buon distacco, però quando è possibile è sempre meglio possibilmente poter cercare 3 punti, però potevamo, per come stavano andando le cose per quanto viene il primo tempo, potevamo anche portarcene 0 a casa, che ripeto, il rigore è vero, a quanto pare era fuori area, quindi non c'era, era inesistente e magari non facevamo gol, però come potevamo magari poi, non lo so, fare gol, anzi 3 gol nel solo tempo, perché non lo so, ci si rosava, ci si caricava, no? Nella pausa e tutto, potevamo anche comunque farne 0 e la partita poteva finire 1-0 per la Lucchese, per esempio, quindi non lo so mai, però ripeto, proviamo a vedere così, proviamo a vedere il bicchiere mezzo piano, per amor di Dio, non che ieri allo stadio, sì, perché io, insomma, altri, penso più o meno sarà 800.000, credo, insomma, livornesi, così livornesi, fatta trasferta, non è che la gente sia lamentata, ci mancherebbe, anzi, la gente ha detto, vabbè, teniamoci stretto questo pareggio, ma tanta gente la vede come me, poi c'è anche quello che si poteva vincere, lo so, se un esempio Montini, su quel rimpallo lì, che magari delle lights non si vede, però, io ero in cui non l'ho visto. Sì, magari dal punto di vista fermo, magari bastava che muovesse un pochino la gamba, perché poi non è andato sulla gamba, magari eravamo a commentare non tanto una parte diversa, ma un risultato diverso. Se Morelli di punta l'avesse indirizzata dentro, magari a posizione di punta l'avesse passata nel mezzo e magari poi il pallone in qualche modo riusciva ad entrare grazie al tiro di Morelli o magari al quello che tirava grazie al passaggio di Morelli, probabilmente era un altro risultato, ma voglio dire così. Però, nonostante tutto, credo che possiamo, tra virgolette, accontentarci del pareggio e può andare bene il pareggio. Io spero di essere fatto capire, perché non voglio dire che Livorno abbia stamente la vittoria. Dico solamente che il pareggio è stato più giusto, lo dico per l'ennesima volta, però se alla fine Livorno riusciva a vincere, seppur non in maniera clamorosa, secondo me aveva abbastanza meritato la vittoria. Anche se pecca un po' questo rigore che sembrerebbe essere esistente. Io sembrerebbe, perché io ho rivisto la lights e è vero, non vedi bene che dentro l'area, ma non vedi nemmeno benissimo che fuori area, come se fosse stato sulla riga a grandi linee, però boh, non lo so. Insomma, detto questo, niente, la prossima sarà una partita secondo me sulla carta più difficile, perché se giochiamo in casa, giochiamo in casa, giochiamo con una squadra che attualmente di che è in forma di poco, Alessandria, che per, diciamo, non a nostra fortuna, per loro sfortuna, si sono svegliati tardi, perché è una squadra che qualitativamente c'è, ma quest'anno si è svegliata tardi, anche se non è mai troppo tardi, ma spero per me, spero per noi, spero di sì. E niente, questa partita sarà secondo me oggettivamente molto più dura a livello di gioco, anche se giochiamo in casa e quindi magari abbiamo quel vantaggio in più. Vedremo come andrà, speriamo di riprenderci. Io comunque, non lo saluto, sono soddisfatto di quanto visto ieri, hanno lasciato il risultato proprio a livello di prestazione. È vero, il primo tempo un po' dormiente, però rientrare dalla pausa, solo dalla pausa le squadre che sono in alto fanno, almeno nelle prime partite, fanno un po' di botta. Alessandro l'anno scorso fece la botta, dopo la pausa soprattutto, e anche noi un po', però poteva andare peggio, se dopo la pausa stai fermo, magari ti rilassi un po' troppo, e poi una partita, ripeto, difficile, eravamo tirati, si sapeva, quindi se noi possiamo veramente essere comunque non contentissimi, ma abbastanza contenti, o perlomeno soddisfatti, ecco. Perché comunque la nostra partita ce l'abbiamo fatta, soprattutto, anzi, quasi esclusivamente nel secondo tempo. Più detto questo, niente, speriamo
di rivederci se dovessi vedere la partita, di senza fare poi un commento, tra virgolette, col sorriso, comunque contenti per la prossima partita. E boh, andiamo bene, rimaniamo quantomeno fiduciosi che le possibilità ci sono, nonostante assenze importanti come quella in primis di Maiorino, e spero di no, ma credo che probabilmente sarà così, anche di Pedrelli sulla destra in difesa. Via, ci vediamo, ciao!